Salve a tutti amici di Storical Game Channel e bentornati sul canale con un nuovo episodio dedicato a Ancient Cities con la nuova update Wild Wars. Allora, qui possiamo mettere in play e ancora in realtà io ho cercato un po' su internet, ma non so assolutamente come prendere la carne dalle carcasse degli animali. Allora, questo dovrebbe essere costruito. C'ha le piante nel mezzo, ma vabbè. Non è un grosso problema. Allora, qui vorrei capire. Rallenta un pochino. Perché allora questo? Questo cosa fai? Raccogli. Come faccio io a raccogliere la pelle? Quello che non capisco. Ma raccogliere sì, sia la pelle che in realtà anche tutti gli animali. Non capisco proprio. Sì, ok, però questa è una migrazione. Intanto andrebbe trovato in realtà un animale. Perché in realtà ce ne sono pochi a giro, a quanto pare. Ho letto un po' su internet. Vabbè, comunque vediamo. Andiamo avanti, facciamo finire di costruire le capanne. Proviamo a dirgli allora un caso al gruppo di Gather e diciamo di prendere anche gli ossi, forse gli ossi vengono dagli animali e quindi di conseguenza prendiamo anche la carne. Ok, allora, visto che ci siamo a questo punto direi che voi craftman potete fare anche un'altra cosa in realtà. Questo, perché così almeno. Almeno. Questa cosa vuoi? Fine stick, che praticamente si fanno. Ah, gli facciamo fare questi, ma anche questi. Ok. Un po' di lavoro ce l'avete. Perfetto. Allora, questa casa mi sa che ha bisogno di manutenzione. Questa è quasi costruita. Questa non manca tanto. Ok. E poi tutti dovrebbero avere in realtà una casa dove dormire a questo punto. Vediamo. Ok. Qua stanno mettendo dentro il cibo, questo è pieno, buono. Questo è vuoto, ma giustamente mettici dentro queste. Ok. Queste sono state completate. Ora tutti dovrebbero avere in realtà una casa dove dormire. Allora, i problemi della nostra popolazione quali sono adesso? Ok. Non ti garbano le case. Va bene, tanto facciamogli fare queste. Queste quanto spazio hanno? 5, 10, 16 sono, quindi dovrebbero entrarci tutti in realtà. Tutti sono 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e ne rimane fuori 2. Ne rimane fuori 2 e facciamo costruire un'altra casa allora. Un'altra. Questa c'entrano due persone, quindi ne farei un'altra tipo qua.
Allora, giriamola così. Ok. E la costruisci lì. Poi le costruzioni in realtà dovrebbero essere a questo punto finite. Del tutto. Ok. Perfetto. Allora, facciamo passare la notte. Allora, qui possiamo andare più veloci. Allora, a questo punto, loro lavorano. Ok, qui iniziano a esserci i cinghialotti. Allora, io vorrei provare a fare una cosa a questo punto. Molto probabilmente questi signori qua moriranno, questi cinghialotti. Quindi deduco che una volta morti possiamo raccogliere. Ah, ho sbagliato. Possiamo raccogliere le loro carcasse. Vediamo un po'. Ora vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora. Ok, quindi mettiamo play. Ok. Quindi questi dopo un po' dovrebbero in realtà schiattare, se non sbaglio. A 6 anni, 7 anni. Non so quanto campa un cinghiale, ma presto credo che schiatteranno. Dici niente di più. Tu sei il leader. Questo cos'è? Ok. È grosso. Ok. Per esempio, questo ora lui è morto, no? Ok, mettiamo la velocità normale. Che voglio provare a questo punto a vedere se riusciamo a allora. Raccogli. Quindi la raccolta gliela devo dare così? Stripping, ok. E però tra i... Qui non c'è stripping. Cioè io lo devo fare a mano tutte le volte. Fishing group. Così però devo andare a cercare. Allora, questa cosa secondo me io spero la sistemino. Perché così effettivamente è un po' scomodo. Perché... Insomma, ci vuole un po', cioè devo stare a controllare io quando e come e perché muoiono gli animali. Oh, non lo so. Forse c'è un altro modo e non lo sto trovando, ma... policy, niente, razioni... Allora, diminuiamo un pochino le razioni a questo punto. Il tempo di lavoro va bene. Ma
Mi sembra tanto strano. Comunque, boh, vediamo un po' com'è la situazione. Ok, questo in realtà. Ah, ok, può fare solo una cosa alla volta. Quindi dobbiamo costruire un altro dryer. Velocemente, prima che la carne marcisca. Allora, costruzioni qua. Dov'era? Dov'era qua? Dryer, ok. Allora, va girato, lo mettiamo accanto a questo. Ok. Perfetto. E glielo facciamo costruire. Tanto le risorse dovremmo averle tutte. Ecco, ora questa cosa di andare a cercare in realtà le carcasse degli animali che muoiono mi sembra un po'. Cioè, un po' fatta così. Ora vediamo se speriamo nei prossimi aggiornamenti, insomma, che mettano. Cioè, almeno un'opzione che lo facciano in automatico, perché così effettivamente non è. Cioè, almeno a mio parere non è fatto benissimo. Anzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Cioè, parliamo ancora di una versione alfa, quindi nel senso non mi aspettavo niente di. Cioè, è un alfa, so di giocare un alfa, quindi non è quello il problema. Il problema è che. Cioè, così risulta un po' scomodo, secondo me. Ok, questo lo mettiamo a essiccare, così carne ne abbiamo. Tra l'altro anche abbastanza, eh. Qui abbiamo 11 di pesce. Questi ci posso mettere. No, però secondo me potrei creare intanto gli, mi sa che i cestini, le ceste posso metterci dentro. Non questo, dove erano? Qua. Ok. Nelle ceste ci posso mettere dentro forse anche la carne e il pesce. Allora, un'altra costruzione. Questa. Ok. Ora vediamo. Ok. Poi sistemeremo anche, inizieremo a fare anche delle storage area. Così immagazziniamo bene tutte le risorse. Cosa si manca? Plant fiber, ok. Plant fiber dobbiamo trovare. Che in realtà non ne cresceva tantissime. Vediamo, vediamo. Qua non mi sembra ci sia niente. Questa zona qua invece. Qua. Qua ci sono. Facciamogli raccogliere qua allora. Allora. Sono affamati, però in realtà le avete sia carne che pesce. Ok, però la mettono in terra, bellissimo. In realtà le case dovreste trovarle. Perché le avete tutte. Ok. Allora, vediamo un po' dove possiamo fare la storage area. Perché potremmo farla in questa zona qua. Potremmo iniziare, per esempio, a portarci. Allora, costruisci storage area.
Allora, te mi puoi mettere per esempio una storage area così, uno. Poi me ne fai un'altra. Due. Poi mi fai tre qua. E quattro qua. E secondo me così ci siamo già per avere qualcosa. Ok, allora. Qui dentro mi ci metti. Allora, qui queste. Qua invece mi ci puoi mettere. Mi ci puoi mettere. Questo cos'è? Strono. Allora, qua mi ci metti gli stecchi. Qua mi ci potresti mettere. Questi non li posso lasciare anche a giro per ora. Qua mi ci metti queste e qua mi ci metti le pietre, ok? Facciamo così. Allora, ora entriamo nell'autunno. Perfetto. Un po' di carne l'abbiamo fatta. Ora, dobbiamo cercare i cinghialotti. Stecchiti, ma a quanto pare nei dintorni non ci sono. A quanto pare non ci sono. Vabbè, un po' di carne comunque l'abbiamo essiccata, quindi direi che male male non siamo messi. Ah, qui iniziamo a fare un po' di ordine. Qua abbiamo gli stecchini. E qua le pie. Però queste ancora non le sto producendo, quindi secondo me è inutile anche fare questo. Ci possiamo mettere a questo punto. Queste le abbiamo messe lì. Cosa abbiamo qua che ci resta in sospeso? Rope no, tanto bene o male le utilizziamo tutte. Mettiamoci le fibre, vai, così vediamo quante effettivamente ne abbiamo. Qua sono finiti questi? Me ne manca ancora, ok. Loro in realtà dovrebbero averle raccolte qua. Stanno ancora finendo. Qua raccogliete questi. Ok. Allora noi ci dobbiamo soprattutto preparare per l'inverno. Perché io non so quante risorse abbiamo in realtà, perché l'inverno sicuramente sarà più dura. Abbiamo pesce essiccato 43, carne 17, ok. Io vorrei andare a cercare dei cinghiali, aspetta. Mettiamo un po' più lentamente la velocità di gioco. Perché qua vanno trovati dei cinghiali per la carne. Mettiamoci così. Qua non vedo niente. Io sinceramente non ne vedo. Vediamo. Ok, intanto qui stanno portando tutte le loro cose.
Bene. Qui come pesce siamo a posto. Se si riuscissero a finire questi velocemente non sarebbe una brutta idea, eh. Starnuti. Ok, quindi. Vabbè, comunque intanto la carne l'abbiamo presa e abbiamo visto anche come si fa, quindi secondo me è ottimo. Questa che roba è? Cosa hanno raccolto? Ah, i funghi! I funghi, adesso ci sono i funghi giustamente. Quindi costruiamo delle altre buche. Le costruiamo sempre qua. Mettiamole. Fammi girare. Ok. Anzi, le mettiamo così. Facciamone qualcuna. Ok. Vediamo un po'. Allora. Torna qui. Sei affamato, però. Se non mangi. I funghi ce li abbiamo, quindi nel senso non vedo quale sia il problema. Allora, questi contenitori qua quanto fanno? Questo lo dovete risistemare perché mi sembra messo molto bene. Allora, per quanto riguarda in realtà gli stecchi, fine stick, ok, qui abbiamo tutto, ok. Queste sono praticamente finite di costruire. Ok, allora qua gli diciamo di metterci i funghi per ora. Visto che ne abbiamo un po', ci facciamo mettere dentro i funghi. E appena non finiscono queste, spero che ci possa mettere dentro il plant fiber. Però qui cosa ci metti? Plant fiber, ok. Quindi in questo modo in realtà loro me la prendono e me la. Ah, ok, così si fa la produzione. Effettivamente così avrebbe senso, eh. Così almeno loro fanno tutto da soli. Ecco, questa era una cosa che non ricordavo. Allora. Vai più piano, qua dentro ci puoi mettere la carne essiccata e qua mi ci metti il pesce essiccato, ok. Cinghiali non ne vedo a giro per ora. In realtà potremmo fare una cosa. Perché potremmo creare una storage a questo punto. Possiamo fare così. Allora, prima di chiudere l'episodio, volevo fare una cosa. Facciamo una costruzione. Noi gli diciamo che in questa zona qua, qui per dire, davanti all'essiccatore, quello che usiamo per la carne, ci possiamo fare una bella storage area. Tipo così. Ok. Ci piace. Ok. E gli diciamo che in questa storage area te prendi la carne e la produci anche. Quindi alla raccolta in realtà io diminuirei il personale.
mettiamocene 7. Tanto mi sembra che si riesca ad andare bene. Leviamo queste, facciamo raccogliere questi. E il resto tanto lo faranno gli altri. Non credo ci sia grossi problemi. Tanto però il pesce vedo che comunque è costante. Meno male qualcosa riusciamo sempre a farla. Ok, la paglia, per quanto riguarda la paglia, siamo pieni, quindi direi ottimo. Vediamo se effettivamente loro vanno a prendermi la carne da qualche parte. Ora vediamo. Perché volevo prepararmi per l'inverno, perché la carne, essendo sostanziosa, sicuramente aiuterà in maniera più efficiente a sfamare tutti. Visto che comunque non è che abbiamo poi così tanto cibo, anzi, direi di mettere un altro paio di loro a lavorare e un craftman in meno. Ok, amici di Historical Game Channel, ci fermiamo qui. Lasciate mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.